Una navigazione a vista, una sponda alle spalle e l'altra che si profila non lontana, con il Papa a tenere la rotta settimana per settimana. Così la Chiesa sta preparandosi al prossimo sinodo sulla famiglia, dopo l'assise speciale dell'ottobre scorso. Francesco guida la riflessione da mesi all'udienza generale del mercoledì, ma riflessioni parallele si snodano a vari livelli. Promotore di un capitolo è stato il Pontificio Consiglio per la Famiglia, che nei mesi scorsi ha invitato molti esperti a riflettere in tre incontri sulle questioni pastorali più rilevanti fissate nei lineamenti del Sinodo. Fra loro, Monsignor Pierangelo Sequeri, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, che fa il punto su alcuni aspetti, tra cui il complesso rapporto, oggi, tra fede e morale. Noi abbiamo una tradizione magisteriale che ha insistito opportunamente sulla saldezza del legame tra queste due dimensioni, che non possono mancare, non possono essere difettose da un lato e dall'altro, perché appunto se il sesso è soltanto godimento spensierato e la procreazione è un incidente di percorso, è chiaro che il matrimonio parte già male. Però c'è una questione fondamentale: come tenerli insieme? Come curare, avere cura di questa relazione, su quali basi istruire la coscienza a tenere insieme, secondo giustizia, queste due dimensioni fondamentali. Perché oggi siamo in controtendenza su questo tema con una cultura in cui invece le due divorziano. Insomma, no. Non si tratta qui di morale spicciola, afferma Monsignor Sequeri, ma del non contrapporre la verità di un sacramento, che non può essere svenduta in nome di una compassione generalizzata, all'abbraccio di misericordia verso esperienze matrimoniali fallimentari, che a sua volta non deve essere impedito dall'imposizione di una giustizia senza cuore. È un'opposizione corrente? Aiuta il linguaggio popolare a capire che, insomma, certo, appunto, non bisogna avere una giustizia, è vero, implacabile, impietosa nei confronti delle difficoltà dell'uomo, e nello stesso tempo, appunto, le difficoltà dell'uomo, se non sono risolte alla luce della verità di ciò in cui si crede e di ciò che accade realmente e di ciò che deve accadere e del senso delle cose della vita, beh, non è più misericordia, voglio dire, è una specie di dimissione dal compito del discernimento e anche dal compito di un autentico sostegno. Ecco. Per capire davvero la strada della guarigione e della riconciliazione, Monsignor Sequeri indica il valore della prossimità, in particolare tra famiglia e chiesa, come suggerisce il titolo del volume che raccoglie gli interventi degli esperti. Questo incoraggiamento della Chiesa offre le basi per ogni possibile guarigione, per ogni possibile percorso, per ogni possibile ritrovamento, appunto, degli elementi, almeno degli elementi fondamentali della fede e dell'amore per il Signore, senza i quali nessuno può vivere. Allora, prossimità, che è una parola squisitamente evangelica, vorrebbe riassumere tutto questo.